Buongiorno a tutti da nonna Stefania. Stamattina facciamo bocconcini di tacchino allo zafferano. In pratica utilizziamo i programmi di Slow Cook e sottoprogrammi. Che cosa serve? Io vi do le quantità medie, quelle che vado a cucinare io sono un po' di più perché come al solito l'ho detto un sacco di volte, qua si mangia stile caserma. Allora, la ricetta dice 800 g di bocconcini di tacchino. Questi sono una volta e mezzo, sono circa 1 chilo. Poi una cipolla, non l'ho messa grandissima perché poi essendoci il brodo sennò viene troppo saporito. Mezzo bicchiere di vino bianco, io lo tengo in frigo quindi è freddo. Una bustina di zafferano, ma questa la apro all'ultimo momento perché è talmente impalpabile che se no se ne va a spasso. 200 ml di brodo, io questo l'ho fatto caldo, questo l'ho fatto con il mio preparato, l'ultimo che ho fatto, che è quello in crema e senza sale. Questo lo sto conservando in frigo in queste scatoline, poi ce ne ho varie. Quantità surgelata e infine ovviamente condimento, sono circa 40 grammi di burro e 2 cucchiai di olio d'oliva, come al solito sale e pepe a vostro gusto, che io come faccio sempre nelle ricette andrò ad aggiungere praticamente a fine cottura. Ovviamente il nostro cuoco e l'accessorio per mescolare, quindi metto la cipolla. Io in questo caso l'ho tagliata a rondelline perché mi piace che si veda e si senta il burro. Facciamo una cottura un po' nordica, però la cipolla cuoce meglio col burro, secondo me. L'olio. Il tappo. Senza coperchietto, così togliamo subito qualsiasi dubbio. E lo facciamo cuocere con lo slow cook più 1. La cipolla è una cipolla normale, quindi mettiamo tranquillamente 5 minuti. Facciamo partire e come al solito ci si vede a fine di questo primo passaggio. Allora, cipolla imbiondita perché non doveva nemmeno friggere troppo, qui abbiamo fatto i riccioli. Io mi sono dimenticata di dirlo, ma penso l'avrete notato comunque a inizio video, che il tacchino, i bocconcini di tacchino sono stati infarinati, quindi calcolate un 50-60 grammi di farina. Adesso, a me purtroppo li ho lasciati lì per un po' e si sono appiccicati. Fatelo ovviamente, non li lasciate lì, ma io avevo altre cose da fare. Sono brutti a vedersi, ma tanto poi ai fini della ricetta va bene lo stesso. Allora, aspetta che gli diamo una girata preventiva perché si sono tutti appiccicati. No, facciamo il tortino di tacchino. Girerò un paio di volte durante la cottura e anche in questo caso, nonostante vi proponga il P2, rifate il P1 ma lo alzate a 10 minuti. 10 minuti vanno bene per la quantità che vi ho detto, io probabilmente dovrò cuocerli un paio di minuti in più. Facciamo ripartire e almeno un paio di volte durante la cottura li andrò a girare in maniera da separarli perché si sono proprio tutti appiccicati. A tra poco. Siamo all'incirca a metà cottura. E intanto mi ero dimenticata di dirvelo, sto facendo cuocere sempre senza il tappino. Do una girata, in realtà gliene ho data anche già un'altra, proprio perché ce l'ho tutto appiccicato, questo tappino. Oggi c'è il tappino appiccicato.
va meglio. E lo facciamo ripartire. E ci vediamo a fine. Mancano una ventina di secondi alla fine dei 10 minuti che avevo impostato. Ora lo lascio finire, ma vi faccio vedere che io ho ancora la carne rosa, rosata, perché vi ho dato i tempi per 800 grammi. Questo, come vi dicevo, è più di un chilo, quindi chiaramente bisogna aumentare anche un pochettino il tempo di cottura. D'altra parte, bisognerebbe che la carne fosse ben rosolata sull'esterno. Ora, il ben rosolato lo otteniamo solo se la facciamo passare in padella. Ho cominciato anche a attaccare la farina, ma è normale, tanto vi ho fatto vedere l'altra volta come si pulisce. Quindi io lo faccio andare avanti fino a ottenere il grado di cottura che dovrebbe avere e poi andiamo avanti con il resto della procedura della ricetta. Quindi io li imposterò almeno altri 5 minuti. E ci rivediamo quando la carne per me è pronta per andare avanti con la ricetta. A tra poco. Il tacchino per me è abbastanza rosolato. Adesso apro così lo vedete anche. A questo punto azzero la programmazione. Verso il bicchiere di vino e gli diamo di nuovo lo slow cook più uno per sfumare il vino. Una volta che il vino è stato fatto evaporare, io nel frattempo qui nel brodo ho sciolto lo zafferano, quindi quando avrà finito di evaporare il vino aggiungiamo e facciamo partire la cottura principale. A tra poco. Il vino è quasi tutto evaporato, mancano pochi secondi, vediamo un po'. A questo punto aggiungo il brodo. Vediamo, lo abbassiamo così eventuali pezzettini, cipolla eccetera, anche questi vengono cotti, togliamo quelli girati intorno alla cipolla. Io l'ho fatta ovviamente, come ho detto prima, a rondelline, ma se vi piace che non si veda e non si senta, vi basta tritarla prima, una passata con l'ultra blade e siete a posto. A questo punto uso il programma Slow Cook P3 e alzo a 25 minuti. Probabilmente, come ho detto prima, a me servirà un po' più di tempo. Io vi sto dando le quantità per la ricetta che vi ho citato. Mettiamo il tappo in modo che esca il vapore e non che resti dentro. Avendo tempo, probabilmente lo girerò comunque almeno una volta, ci vediamo comunque alla fine dei 25 minuti. Mancano ancora circa 8 minuti alla fine della cottura, però è parecchio parecchio liquido. Quindi lo assaggio, visto che ci sono. Vediamo com'è. Buono, ma manca sale. Quindi ci aggiungo sale e pepe e poi lo faccio andare senza tappo a 130, in maniera da, non ce ne metto tantissimo perché comunque adesso il brodino dovrebbe ritirarsi e quindi dovrebbe essere un po' meno insipido. Pepe,
Allora, vi dico anche delle varianti che potete fare su questa ricetta. Per esempio, dice, non mi piace lo zafferano, mi piacciono le cose un po' più esotiche. Allora, io qui adesso proprio sprogrammo, che programmo io a mano la velocità 3, 130, gli do 10 minuti che dovrebbero bastare per asciugare. Così intanto vi dico le varianti, non per 10 minuti, se no vi annoiate anche. Allora, per esempio, volete una cosa più esotica? Invece di mettere il vino e lo zafferano e il brodo, ci mettete del latte di cocco e il curry, variante numero 1. Volete fare il tacchino e più o meno poi utilizzate sempre circa 200 ml di latte di cocco e il curry a vostro gusto. Oppure vi piace rosso, quindi invece che il latte o il brodo ci mettete 200 ml di salsa di pomodoro e un po' di olive nere e origano tagliate a pezzettini. I tempi di cottura qui è gocciola, più o meno sono gli stessi, perché quello che comanda, diciamo, tutto l'andamento della ricetta è il tacchino. Potete fare infinite varianti, potete metterci per esempio dei funghi. La base di cottura è questa che vi sto dando, poi fate le vostre variazioni. Chiaramente, se usate tanto tacchino come sto facendo io, dovete adeguare i tempi di cottura. Ci vediamo alla fine ormai degli 8 minuti e 41 secondi. Mancano Tra pochi poco. secondi. È ancora un po' liquido, però a me va bene così perché lo sto cucinando stamattina per stasera, quindi poi lo metto in una terrina, lo chiudo e stasera basta scaldarlo nel microonde. Io purtroppo lavoro il pomeriggio, faccio tardi, quindi di solito i figli lascio la cena pronta o con il cuoco con le istruzioni, con il post-it. Manca 4, 3, 2, 1. Ok. Aspettiamo un attimo perché sta ancora bollendo, se no arriva qualche lapillo. Devo sbrigare perché come al solito siamo arrivati più o meno all'orario pappa del nipote e il nipote non è molto tollerante. Questo è il mio famoso ramaiolo. Te lo metto giù così lo vedi meglio. Che entra nel fuoco. Abbiamo una bella cremina densa. La volete ancora più densa? Al limite, se non volete stracuocere il tacchino, togliete i bocconcini e fate andare ancora qualche minuto soltanto il sughetto e poi condite con il sughetto. Mi è stato chiesto, e poi vi saluto, di fare una cheesecake. Per me non è un problema fare la cheesecake, però mi sembra di usare poco il Cuisine Companion per quelle che sono le sue potenzialità, perché per la cheesecake li faremo soltanto tritare i biscotti, mescolare col burro e preparare la crema della cheesecake. Comunque, siccome ce l'ho in programma di farla, magari non so, qualcosa con la Nutella. Probabilmente nei prossimi giorni farò la cheesecake Nutella e mascarpone e nel mio caso invece diventa Nutella e panna perché al marito il mascarpone non piace. Ci vediamo alla prossima ricetta, vi ringrazio perché sul gruppo Facebook siamo oltre 900 unità. Magari per il migliaio prepariamo qualcosa di particolare. Un saluto da nonna Stefania, alla prossima video ricetta. Ciao ciao!